Facciamo rispondere a Marcello anche perché tra poco sembra quasi che Lukaku gli abbia strappato, e non è, lo scudetto dalla maglietta. Io mi sento mutilato, loro hanno già due stelle, preso lo scudetto e già due stelle, cioè come è arrivata la notizia 22-23. Mamma mia, lo sento polemico, però sì, no. è paura. Allora, facciamo rispondere Marcello, vai. Marcello, potrei aprire un ambarcato. Ma qual è la domanda? La domanda è l'attacco della Juventus, soprattutto se fa questo tridente di Maria, Chiesa, Vlahovic, è più forte della coppia o del tridente Inter, anche con l'arrivo di Dybala? Non lo so se è più forte. Quel Lukaku e Lautaro l'abbiamo già visti giocare insieme. Abbiamo visto anche giocare insieme Chiesa e Vlahovic alla Fiorentina. Non abbiamo mai visto insieme Dybala, Lukaku e Lautaro, così come abbiamo mai visto Chiesa. Ho capito, ma se tu devi fare una scelta, io voglio dirti una cosa. Lukaku, Dybala e Lautaro non so se giocheranno insieme. No. Quei tre lì, se prendono Di Maria, possono giocare insieme. È diverso, eh? Di Maria sai che non viene, sì. Ormai se ne frega. Di Maria, il campionato di Di Maria, sai, dura esattamente il girone d'andata, poi fa i mondiali del Qatar, dopo i mondiali. E poi finisce e va nel San Lorenzo. Sono campioni, Furio, sono campioni. Ma no, sì, però non frega, non niente. Un giocatore che lui rifiuta il biennale perché vuole l'annuale, vuol dire che evidentemente vuole tornare, vuol dire che evidentemente considera nella sua testa che dopo l'anno è finito. Marcello, sei d'accordo che il campionato di Di Maria dura il girone d'andata, poi no. Va ai mondiali e perché poi non vorrà finito. Vincere, i campioni vogliono vincere sempre. Beh, vorrà vincere il mondiale. Se veramente la Juventus la pensa come la pensi tu, tanto vale prenderlo allora. Allora vai a comprarti Berardi. Ma ne parleremo, Marcello, poi. Ma finisce, poi non c'è più dopo. Però scusami, sì. Quando mi viene detto, però siccome qua c'è sempre questa apologia di Marotta, che io ho perso, è andato via dalla Juventus, da quando è andato via dalla Juventus è diventato un dio. No, è diventato un dio, Marotta è diventato un dio. Allora, io mi sono fatto due appunti. Siccome abbiamo criticato e continuiamo. Sì, ma se parli sempre tu, non puoi capire cosa sto dicendo io. Placati. Allora, siccome proprio tu hai tirato fuori che Rubini arriva bene e chi era il terzo? Soltanto loro due. Sì, non sono stati convincenti, però sono il primo a criticarli. Però non dovevi placarti, sta zitto. Se stai zitto, non riesco a parlare. Porca miseria. Allora, io sono andato poi a vedermi, però, da quando è andato Marotta all'Inter, come è andata bene l'Inter a livello finanziario. Allora, 18-19 meno 48 milioni di passivo, 19-20 meno 102, 20-21 meno 245, 21-22 meno 150, totale 500 milioni. Bravo! Ma scusa, invece la Juve, stai considerando tutto il bilancio, ma se soltanto l'operazione Ronaldo vi ha messo dentro a un tombino. Ma scusa, vabbè, visto che gli altri sono delle mezze pippe, ma lui, siccome intelligente, ma cosa vuol dire? L'Inter intanto ha fatto due secondi posti, però la sfortuna di Marcello, che ho sotto mano il paragone tra le tre, Inter, Juve e Milan. Quindi Juventus è passata da meno 40, meno 90, meno 210, il Milan meno 146, meno 194, meno 96. Quindi è stato per tutti in Europa. Tu non hai capito, come al solito, no, tu gigi la frittata come conviene a te. Io ti ho detto, ho fatto la premessa. Sì. Quei tre lì che sono adesso la Juventus non sono stati convincenti, non hanno dato prova di essere dei geni, no? Infatti li critichiamo, gli stessi juventini li criticano. Voi invece, sì. È arrivato Marotta. Chi è Marotta? Marotta ha fatto quello che ha fatto. Però Marcello, tu stai facendo dei numeri sul bilancio globale. Sarà mica tutta colpa di Marotta. Facciamo così, ragazzi, perdonami, non Michele. Fai i numeri solo sul mercato. Facciamo così, poi la replica la possiamo fare. Diamo tempo a Marcello di fare questo bilancio al rientro. Michele, tu fai la domanda perché no, la replica. Tu mi hai detto che devi fare una domanda. Sì, no, la replica. Dobbiamo andare in pubblicità, ragazzi.
pubblicità, la premessa, durante la pubblicità peggio della diretta. Io dico che se l'impatto di Lukaku nel campionato è uguale a quello che ha fatto con Fedele, è un bene per tutto il movimento. Infatti, sì, ringraziamo Marotta. La griglia di partenza è l'Inter. La primavera dell'Inter, l'Under 17 del stasera, stai succedendo un po' troppo con Bologna. Il CSI dopo... dell'Inter, la stai succedendo un po' troppo. È un altro triplete, Fulvio, qua l'Under 19, l'Under 17. Però è il tripletino? Ti vedo l'Under 17, due candelabri. Porca l'Under 17 comunque mi è mancato. Dai, allora tornando a noi, facciamo un po' di ordine, perché giustamente la riflessione, ecco, la riflessione di Marcello era quello, ma Marotta è un genio, perché l'Inter ha peggiorato il bilancio in questi anni, riassumendo, perché per chi si è perso le puntate precedenti. Allora io dico che dal punto di vista economico, Inter, Juve e Milan in Italia, ma anche la Roma, ma anche all'estero, tutte economicamente hanno subito delle batoste clamorose. Parallelamente a queste batoste economiche che ci sono state per tutti, in campo c'è chi è andato lo stesso bene o addirittura ha fatto meglio. Vedi Inter che partiva dal quarto posto con Marotta e ha fatto secondo, primo, tre trofei, più punti in tre anni. E c'è chi invece, come la Juve, diceva Fabio, veniva da nove scudetti, con Marotta la maggiora quasi tutti, e invece ha iniziato a sbagliare in successione le scelte consecutivamente, allenatori, giocatori. L'anno scorso, guarda, l'anno scorso abbiamo vinto i due stessi trofei che hai vinto tu. Sì, ma non ha lottato per lo scudetto. Quindi, siccome Simone Inzaghi è comunque bravissimo, ha vinto gli stessi due trofei di Pirlo. Ma se arrivava a meno, allora, vedi che, se arrivava a meno 16, non credo che gli facevano l'applauso. Però Inzaghi è arrivato qua, è arrivato qua in maniera... Non sapevi cosa poteva fare e ha fatto non bene, ha fatto benino. E Pirlo l'avete scelto voi. Una settimana prima era l'allenatore dell'Under 23, una settimana dopo. Vabbè, lei ha fatto anche peggio. Sul tema Marotta, in definitiva. Quando tu vai a vedere l'albo d'oro della stagione, tu non vai a vedere cosa è successo a Pirlo quell'anno, cosa ha sbagliato. Però noi qua, velocissimo, sul tema Marotta, in definitiva, sul tema Marotta, Marcello, essendo persona di grande capacità di analisi, è anche un grandissimo mistificatore quando si accorge di essere spalle al muro e quindi sposta l'attenzione su altro. Il problema Marotta Juventus è nato perché tanti, non tutti, lo riconosco, ma tanti area Juventus, quando Marotta è andata via dalla Juventus, cacciato, ci hanno perpetrato per mesi il ritornello di sì, ma tanto Marotta era lì a scaldare una sedia, perché in realtà quello bravo faceva era tutto Paratici. Marotta era lì a prendersi i meriti, ma in realtà quello bravo, il vero cuore, la vera testa delle operazioni era Paratici. È questo, caro Marcello, che oggi col senno di poi si contesta a quei corifei bianconeri, e ripeto, tu non eri tra quelli che al momento in cui è uscito Marotta hanno spalato fango, per non dire di peggio, trattandolo come un usurpatore che passava di lì per caso. Poi tu sei bravissimo, sposti il tema e parli dei bilanci, di questo, di quest'altro, del prato di Novecento. Io però vorrei spostare pure un altro tema, vero è questo. D'accordo Marotta, tutto quello che volete, ma in Lukaku all'Inter c'è più Marotta o c'è più Lukaku? C'è più Lukaku da... aprile, da marzo, forse da gennaio già. L'Inter non l'avrebbe mai cercato. Nel momento è Lukaku non l'avrebbe mai cercato. L'Inter non sarebbe mai. Nel momento in cui si apre questa possibilità, cioè, detto, Marotta Lukaku, dice: se arrivi, se trovi il modo di arrivare, arrivo. Esattamente. Non poi, dico che così il modo di trovare la quadra. Attenzione, c'è anche la parte il troppo entusiasmo nel calcio non va bene. No, deprimersi, ma l'entusiasmo, perché poi dopo, quando le cose. Lui è arrivato, ha telefonato ai massaggiatori, ai tifosi, a tutti, chiedendo, perorando la sua causa. Ma, Fulvio, perché mi dà fastidio la nostra felicità? Siamo felici con Luca. Luca è felice di tornare. Noi siamo felici di accoglierlo. Hai perso lo scudetto, hai vinto. Tu sei felice perché hai vinto lo scudetto. Lasciaci pure noi godere delle nostre cose. C'è felicità e felicità. Non farmi fare paragoni. C'è felicità e felicità. Avventati, però fra guardare. Fermati, non andare oltre su questa strada. Mi sembra ci sia una differenza sostanziale. È evidente che negli ultimi tre anni la dimensione sportiva di campo dell'Inter sia cambiata, o no? Che poi lo perdi per un punto, lo vinci per 10. No, 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 no,
no, è meglio arrivare no, quarti a meno 20. No, il punto, il mezzo punto. È meglio punto. Arrivare quarti ma a meno 20. Lascia stare, un punto, mezzo punto. Furio, l'Inter. Tre quarti di punto. L'Inter. Non farmi fare. L'Inter dal 2011. Siamo in, dal, lascia perdere. L'Inter dal 2011. Per dei secoli, non vinceva dei secoli più. Nei secoli. L'Inter non vinceva più dal 2011 in poi. Ma che cosa nel 2011? Ma tu sei sempre retrosalvato. Sono passati ieri, mi spiace, oggi è il 2022, il 22 gennaio hai perso lo scudetto. Vincere era vinto il Milan. È vincere. No, ma non potete paragonare. Che ne stai godendo per i colpi di mercato? Sei ritornato ai livelli dei cori che ti facevano d'estate. No, ragazzi, non potete paragonare. Se uno arriva, per esempio, pure Marcello prima diceva Pirlo e Inzaghi hanno vinto la stessa cosa, vai a vedere l'Albo d'Oro. No! Perché se quest'anno Inzaghi avesse fatto come Pirlo, cioè non convincente dal punto di vista dell'identità, 40 punti di distacco eccetera, quarto senza mai lottare, oggi non gli avrebbero fatto il rinnovo con l'aumento, gliel'hanno fatto perché ha fatto vedere che è capace di vincere. Cioè, ma ci sta dicendo che forte di quella del Milan, aveva una rosa più forte di quella del Milan. Siamo d'accordo, infatti è stato su più fronti e non è andata bene su tutti i fronti. Marcello, tra l'altro è stato in testa anche per svariate giornate. No, ma io sono d'accordo con che era allora, più forte, sono d'accordo. Però Carelenia, sì, lo vedi quel titolo lì, no? Sì, perché io, poco... noi lo stiamo stuzzicando un po' Marcello adesso, perché sì, l'Inter ha portato più a casa il primo campione e ne arriveranno altri, anzi già ci sono perché hanno più o meno fatto anche le visite mediche, cioè Mkhitaryan che la fa domani a Onana. Quindi insomma l'Inter si sta formando. La Juventus, uno è già quasi preso se non vado errato, ed è un Pogba. Campione, che è Pogba. Gli altri due sono in direttura d'arrivo, quindi non è che la Juve dorme e guarda. Ci sono gli altri due. Si sta muovendo. Ma chi sono gli altri due? Allora, no, sai perché faccio questo? Perché noi abbiamo chi guarda cosa dicono i bookmaker per capire, in base a quello che dicono i bookmaker, chi arriva e con quali possibilità. Quindi tu dici andiamo a chiamare dei nostri amici. Andiamo a sentire il allora, prof che ci così. Dice come risponde la Juve al colpo Lukaku. Esatto, quindi archiviamo il discorso Inter e andiamo in collegamento con i nostri amici di B-Lab e con il nostro prof Manuele, perché prima con te, perché vedi come vedi, passiamo da un discorso, andiamo da un altro, insomma, così, è così questa sera. Il mercato è così. E queste sono le emozioni del mercato, stavamo parlando però di chi saluterà l'Inter, giusto? Sì, abbiamo detto che Skriniar è il principale indiziato. Facciamo una piccola premessa: se l'Inter aveva fretta di chiudere Lukaku entro il 30 giugno, non c'è altrettanto fretta di completare le cessioni. Una cessione, il saldo positivo l'Inter dovrà completarlo, ma entro la fine del mercato, quindi si dovrà chiudere il mercato con un più 70. Quindi c'è un po' più di, tra virgolette, respiro, però Skriniar dovrebbe concretizzarsi, immaginiamo, in tempi anche abbastanza brevi. L'ultima offerta è 65 più bonus, l'Inter continua a chiedere 80, credo che alla fine si potrebbe anche accontentare dei 65 più bonus. Dopo di lui si proveranno a piazzare le cessioni un po' più minori, quindi Pinamonti, Sensi, c'è un Frusaglio. Dovrebbe essere stato piazzato Pinamonti. Sì, dovrebbe andare al Monza. Però sai, lui sta ancora valutando. Esatto, poi lui è in vacanza a Ibiza adesso insieme a tanti altri ragazzi, tra cui Di Maria, Messi, insomma. Gente più importante di lui. Confusato che è andato invece a giocare a Ibiza direttamente. Ah, sì. Portiere della Roma. Esatto, sì. È ufficiale, tra l'altro. Oggi. Non sarà più perché ha preso Svilar la Roma. A gioca a Ibiza. Sì. Fusato. È il nostro. No, con la Z. No. Lui no. Sensi, Pinamonti, Radu dovrebbe andare in prestito alla Cremonese. La Cremonese ha chiesto anche a Gumè. Quindi da questi giocatori minori si cercherà di tirar fuori un altro tesoretto. Sì, stringi quanto? Più. Il tesoro Sensi 15 di valutazione, Pinamonti 15, Sensi mi sembra che ormai valutazione che fa l'Inter quelle poi bilancio lì a trovare per forza, non bisogna, non si può andare sotto, sennò si fa meno svalenza. Magari con Milenkovic si potrebbe fare un, stavo dicendo prima, con Milenkovic Sensi c'è una trattativa in ballo. Poi ci sarà dal 30 giugno in poi probabilmente un'altra fase in cui si valuteranno tutte le aree offerte, principalmente per De Vrij e Dumfries, che sono gli altri due indiziati. La priorità dell'Inter è cedere De Vrij. Se non dovessero arrivare le offerte giuste per De Vrij, allora probabilmente si valuterà. Scusa, ma l'Inter con quanti giocatori si presenta al ritiro? Una quarantina? Perché conta che se facciamo il conto di tutti quelli che vorrebbe chiudere sul mercato in e quelli che non riesce a vendere. No, a me interessa quelli 8, che non riesce a vendere. Quelli che non riesce a vendere. Alcuni la cessione più importante, Furio, che dovrà chiudere l'Inter
è quella di uno fra Dzeko e Correa. Inutile stare a... Sì, ho capito, no, ma il ritiro... Alcuni sono svincolati. Quelli che hai preso... Furio, alcuni sono a fine contratto. Ranocchi oggi al Monza, Vesino finisce il contratto, gli dà la buona uscita, Colaro va chiuso la carriera. No, aspetta, però poi gli altri rivengono tutti su, perché poi se li devi vendere, evidentemente, poi devono stare con te, no? No, vabbè, era una curiosità. E in questo momento, infatti... Detto che se vendi Skriniar e non fai nient'altro, tendenzialmente sei già quasi a posto. Poi se vuoi fare qualcos'altro, quindi prendere Bremer, prendere... E l'appetito gli è mangiando, Jankovic, sai, guarda, allora devi investire, non a caso, quindi devi chiudere qualcos'altro. Non a caso Dybala in questo momento, diciamo, si trattano, bisogna rivedere. Ma infatti rivedere. La domanda da fare... Perché sono ancora Dzeko, Sanchez che devono prima uscire. Se oggi l'Inter tira giù la saracinesca, oggi... Sì. Con l'arrivo di Lukaku, non vende Skriniar, non vende Dumfries, no, non no, Skriniar va bene. No, intendo dire, qualora si chiudesse oggi, non raggiunge l'obiettivo. Sarebbe una buona campagna acquisti quella dell'Inter. No, sarebbe ottimo, ma non 100 milioni di passivo. Ma non raggiungerebbe l'obiettivo che si era posto, sì, perché era squadra forte, ma anche, come diceva Emanuele, un surplus dal mercato, cioè il mercato deve finire tra acquisti e cessioni con un più davanti. Al di là del più, così semplicemente non è sostenibile il mercato, perché mancano le uscite, però ce l'ha spiegato adesso Emanuele. Non è sostenibile, no, anche perché, anche perché io quelli lo ripeto, dalla proprietà non arriva a niente. Posso fare un'osservazione ancora a favore di Marotta? Sì, perché stasera ne fate poche, vai avanti. Prego. A favore di Marotta, Marotta è bravo a comprare, e l'ha dimostrato alla Juve, e non solo, alla Sampdoria, al Venezia. Ma, non è bravo a vendere. Però Pogba c'entra, l'ha preso a zero. No, non mi sembra. Non mi sembra, perché Achimi e Luca li ha venduti Marotta, sono 200 zucche, capisci? Appunto. Hai capito? E non li ha venduti bene. Cosa ho detto? È bravo a comprare, ma è anche bravo a vendere. Perché Marcello diceva perché Marcello diceva non fatelo arrabbiare, capito tutti che secondo te non fosse è bravo, no, si è inserito come al solito fuori tempo l'amico e collega Marcello Chirico. Marotta è un ottimo compratore ed è un ottimo venditore. Ah, ecco, vedi, invece lui sosteneva che fosse un pessimo venditore. No, che ma purtroppo è così. È la verità, Marcello. Perché se vende anche Skriniar a 70-80 l'ha venduto bene. Per Stagalla, non per Zang, Suning, per Marotta. Marotta ha fatto la fortuna di tutte le società. Ha portato record a Venezia, alla Sampdoria. La Sampdoria è andata nei preliminari di Champions. Marcello, guarda. Su questo sono estremamente d'accordo con Furio. La fortuna dell'Inter di oggi è Marotta. La fortuna di Zhang di oggi è aver preso Marotta e Antonello. L'ho detto io. Senza Marotta e Antonello, visto che qua senza Marotta e Antonello, oggi l'Inter non sarebbe più in mano ai cinesi. Diciamolo. Antonello tratta i soldi che procura Marotta. No, non solo, c'è anche la parte commerciale. Scusate, però visto che c'è il più 35 sulla maglietta, non l'ha fatto Marotta. Questo idillio, questo mulino bianco che in studio siamo tutti d'accordo. Mi sembra di aver capito che Marcello non sia d'accordo. E ascoltiamolo allora. Perché vai, non sei d'accordo? Marcello, perché non sei d'accordo? Non sono d'accordo per il semplice motivo che io mi ricordo benissimo la storia di Marotta alla Juventus, e una delle critiche che gli veniva spesso fatta era che non riusciva a vendere i giocatori che aveva in squadra. Infatti Pogba l'ha venduto male. Ha venduto male? Sì, ma no, ma al di là di Pogba. Ah, beh, Vidal. Ma squadra, sei speciale. Non è bravo a vendere, ma questo l'ha venduto bene. Sì, va bene, ma al di là di questo. Marcello. E quest'altro, sì, ma al di là di quest'altro. Marcello, non puoi cambiare la storia del calcio, non puoi confutare la storia del calcio. Scusa, Marotta alla Juventus. Della Juventus. Mi arriva un suggerimento dalla regia. Marotta alla Juventus, Vidal, a quanto lo ha venduto? Ed era 40 già... milioni. E l'ho venduto male? Sì, vabbè, ma non puoi contare Vidal. Sì, perché tutte le annate, dopo tutte le annate alla grande che ha fatto Vidal, valeva almeno il doppio. Che ha preso Tevez? Vogliamo parlare di Tevez? Tevez, chi è che l'ha preso? Chi è che ha preso Tevez? Mentre qui si pensava ad altre situazioni, lasciamo perdere. Marotta, lo so che ti girano le scatole, ma è Marotta, senti.
l'avevo detto, però il tasto dolente non era Lukaku, è Marotta. È Marotta. Marotta. In casa Juventus è Marotta. Sì, ma io infatti, ma io ti dico, ma il bello è che mi fa i nomi e poi si dà la risposta da solo. Allora, Tevez, la storia di Tevez, la sai com'è la storia di Tevez? Che non la sappia, l'ho visto in prima persona. Sì, sai quando è andato a rivenderlo al Boca Juniors? Cosa no, non l'ha rivenduto perché c'era un accordo lì. Tevez disse: io vengo alla Juventus solo se poi tra due anni mi lasciate andare. Okay. Ma Tevez, chi è che l'ha preso? L'ha preso il Boca Junior, che ci ha dato 5 milioni. No, alla Juve, con Tevez hai vinto lo scudetto, che senza Tevez non avresti vinto. Era già del Milan, tra l'altro. Sì, quello che sto dicendo, no, certo, te la ricordi? Me la ricordo. Fato, Barbara, Messi e connessi. Fiori d'arancio e meno. Tra l'altro l'ha raccontato Pato di recente, l'ha ricordato Pato di recente, dicendo che è stato proprio Berlusconi a cena con lui a dirgli lascia perdere, resta con noi, e ha fatto saltare tutto. Ha fatto saltare tutto. Pirlo, e, poi Pirlo e Tevez hanno cambiato Pirlo, diciamo, almeno Pirlo tre anni. Pirlo a parametro zero, chi è che l'ha preso? Ma Pirlo a parametro zero, Non è difficile. Basta, io abbandono, va bene. Stasera allora andiamo al titolo. Stasera non ti parlo più. Scusami Marcello, ma non mi sono mai comportato male nei tuoi confronti, ma sei inattendibile, inaffidabile. Non puoi, non puoi, tu strappare. Perché non è che ho detto due nomi? Pirlo è stata una cazzatissima del Milan e subito ne ha approfittato la Juve. La Juve chi c'era in quel momento? Marotta. E allora, allora visto che un'istanza prima della pubblicità, se è possibile fare un'istanza. Furio oggi sono scatenato. Esatto, Furio ha urlato a Chirico dicendogli non ti parlo più. Puoi togliere il pronome ti e tenere valido il resto. No. Non parlo. Allora, no, perché lo vedete dal titolo, la Juve su Koulibaly, sì. Perché c'è un giallo. C'è chi sostiene il Mattino di Napoli di aver sentito con le proprie orecchie Koulibaly dire alla Juve mai, e frasi che nel calcio chi invece sostiene che la Juve è vicinissima. Però scusate, il Mattino ha l'oro in bocca, da quando in qua il Mattino ha le orecchie? Non lo so, questo è scatenato quello. Siamo ormai, non ne usciamo stasera. Allora fermiamoci. Allora, abbiamo detto prima del discorso Furio. Calmati, ti giuro, bel aneddoto. Non si ferma, non si ferma, un secondo. Allora, adesso calmati, respira 10 secondi, facciamo un po' di yoga, un po' di meditazione, te la consiglio. Allora, abbiamo anticipato il discorso con Koulibaly, prima però vado in collegamento con la nostra redazione, con Francesco Bonfanti. Francesco, perché Inzaghi ha rinnovato. Sì, doveva essere questa la notizia del giorno, poi con il fatto che Lukaku di fatto è tornato all'Inter, il buon Inzaghi è diventata la seconda notizia del giorno ed è sembra quasi un era quasi scontato, perché era già nell'aria da diversi giorni, ma oggi è arrivata l'ufficialità e l'Inter lo ha fatto attraverso un video che volevo mostrarvi, un video molto divertente, inizia in maniera un po' particolare, però finisce così. Hi guys, hello Inter fans. I know that some of you are enjoying your vacation, but we still here. Milan is hot, but you know, we never stop. I will take you around our HQ today, so follow me. Hi Preston, what's happening here? Oh, we're just gonna sign a new contract with the coach. Yeah. Congratulations, mister. Thank you, Steven. Thank you, mister. And we're gonna rock together for two more years. Questo... Bisogna dire che era più a suo agio sia Zhang di Inzaghi. Di Inzaghi, no? È più telegenico.
Però ha piazzato un bel sorrisone a 5 milioni di denti. Esatto, 5 milioni, eh? Ha detto Zhang che la parola che gli trasmette, gli ha trasmesso in questo, diciamo, anno in cui si sono conosciuti, c'è grande feeling tra i due, è serenità. Cioè siamo passati comunque da una gestione anche mediatica della comunicazione completamente diversa di prima. In italiano, in inglese o in cinese? È uno stato d'animo, al di là di come si può tradurre. No, ma è vero, però poi anche stato quando... d'animo sereno, se ti fa stare un po' troppo rilassato e non vinci. Hai ragione, ma infatti è peggio. Uscendo dall'Inter, per esempio, al Milan, Furio ce lo può raccontare meglio, c'erano stati, non so, i Sacchi e gli Ancelotti che hanno vinto. Uno arrivava fino a stressare, no? E l'altro invece era più un gestore. Era Ancelotti, veniva stressato tutti i giorni da Berlusconi e da però dico, si può vincere in diversi modi, con diverse leadership. Lo stress, non riconosco lo stress, tanto meno come cosa ufficiale. Però dico, non c'è una ricetta fissa. Sì, però Inzaghi, si può vincere in un modo o in un altro. Inzaghi è diventato allenatore dell'Inter, non in maniera casuale, però si è visto, no? Quasi. Ha litigato con Lotito, notte tempo, ha detto Marotta. Perfetto. Però, no, va detto che la prima scelta dell'Inter era Allegri in quei giorni. Allegri. Il tentativo per Allegri l'aveva fatto. Meno male, per ringraziamo fortuna, Max che ha scelto la Juve. Per fortuna, insomma. Inzaghi ha fatto benino. Bene, benino. Come? Però... meno male. Allegri è grande amico di Super Marotta, meno male. Marotta non sbaglia mai un colpo. Infatti non l'ha preso. Io non l'ha preso. Inzaghi l'ha lasciato voi, con 4 anni di contratto. Io non l'avrei voluto, Marcello, Allegri, ti dico sinceramente. Non l'avresti voluto, ma Super Marotta l'avrebbe Marotta voluto, sì. Marotta, infatti, Marotta. Zhang fu decisivo quella famosa sera di Villa Bellini di fine agosto 2020, perché lì tra i dirigenti dell'Inter e Conte già si era consumata la rottura, perché Conte ha insistito nel voler andare verso la rottura. Poi invece Zhang ha voluto fortemente fare un altro anno e hanno fatto l'armistizio. Zhang ha voluto evitare di mettere il doppio Marotta, della buonuscita rispetto a quella che era l'anno prossimo. Però lui è stato a decidere. Diciamola sempre tutto. Beh, però per Michele sono due, cambiano un po' le cose. Marotta aveva già preso Allegri, no? Certo. Quindi se ci fossero stati soldi per cacciare Conte l'avrebbe cacciato. Il problema è che i soldi non ce n'erano e quindi è rimasto Conte. Ma la scelta si è rivelata giusta. Dai, Michele, non puoi parlare di scelta, non è stata una scelta. Non è stata una scelta. Ma come ha detto prima Maurizio. Ma non ha scelto di non cacciarlo, Zhang, ha scelto di non spendere. Ha scelto, perché? Ho capito, scusa, se dai la buonuscita a Conte, no? 2 anni invece che uno, devi tagliare al doppio. E non ce li avevi da darglieli. No, risparmi lo stesso, perché se gli dai la buonuscita non gli darai 2 anni interi. E quello che c'era in trattativa quell'estate lì, prima dell'incontro di Lallini, era esattamente quello. Era il doppio della buonuscita che gli hai dato. Gli hai dato 12 milioni, devi tagliene 20. Sto dicendo, lui guadagnava 11-12 quanti erano all'anno? Invece che dai 24 ne voleva 20 quell'estate per cacciarlo. Ho capito, ma Conte, figurati se non alla si fine gliene ha dati 12, non è che non gliene ha dati. Non si accontenta, nessuno si accontenta. La buonuscita l'anno scorso. Sui soldi? Sui 12, 7, giusto. Però dico, al primo anno gli avrebbe comunque risparmiato dandogli la buonuscita. Su 2 anni di prendendo 4. Inzaghi, che prendeva molto meno, o prendendo chiunque altro, Inzaghi non era libero in quel momento, Marotta voleva Allegri. No, voglio dire, cioè, non è che è stata una scelta economica, l'ha anche spiegato il discorso Zhang, perché Conte in quel momento l'ha ritenuto l'uomo adatto. Resta da capire comunque, come è stato un rapporto turbolento. È stato turbolento. Questo mai un allenatore sotto contratto decide di andare via e gli devi pure pagare la buonuscita. Perché erano d'accordo. Questo è un altro discorso. Ma insomma.